Sono le 18:34 minuti. Ancora buonasera a tutti voi. Siamo in diretta con il TG 2000. Stati Uniti e Russia hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco in Siria a partire da domani sera, con una novità di rilievo. Le intelligence delle due superpotenze si coordineranno per attacchi militari alle truppe del califato e non solo. Sul campo però la battaglia continua. Sentiamo Antonio Soviero. Un uomo è sepolto sotto le macerie. È vivo. I soccorritori scavano a mani nude per tirarlo fuori. Una bambina viene portata in salvo. Siamo a Douma, 10 km a nord-est di Damasco. Da giorni si combattono le truppe leali al presidente Bashar al-Assad e i ribelli. Sono immagini amatoriali che raccontano il dramma quotidiano del popolo siriano. Almeno 300.000 le vittime in 5 anni di una guerra civile che ha visto mutare protagonisti e parti in campo. Curdi e qahedisti contro il regime alawita, curdi ed esercito governativo contro i jihadisti dello Stato Islamico. Una guerra per procura dove si concentrano mire e avidità di potenze regionali e globali. Da Ginevra arriva una nuova speranza. Dopo 13 ore di trattative, Stati Uniti e Russia raggiungono un accordo sul cessate il fuoco che faciliti gli aiuti umanitari e che porti la Siria verso una transizione politica. Stati Uniti e Russia chiedono a tutti i partner di cessare le ostilità a partire dal tramonto di lunedì 12 settembre, afferma il segretario di Stato statunitense Kerry, che parla di punto di svolta. Il ministro degli esteri russo Lavrov assicura che Assad è pronto a collaborare e accettare i contenuti dell'accordo. La vera novità dell'intesa raggiunta dopo mesi di negoziati, continui tira e molla, è che le intelligence delle due superpotenze collaboreranno e per una settimana i loro eserciti effettueranno raid comuni su miliziani di al-Nusra, un tempo legati ad Al-Qaeda e del Califfato Nero. Sperano nella tregua gli abitanti della capitale. Sono ottimista, i russi sono nostri amici. Non abbiamo altra scelta che la soluzione politica per il popolo siriano che da 5 anni soffre per una guerra ingiusta e pazza. In attesa di vedere se la stretta di mano si trasformerà in fatti concreti sull'insanguinato suolo siriano, l'accordo mette alla prova la capacità di persuasione di Mosca e Washington sui loro protetti, Assad da una parte e dall'altra alcune delle tante sigle ribelli che lo combattono, con l'incognita aperta di quelle indipendenti che faranno. Andiamo in Vaticano adesso, dove si è concluso da poco nell'aula Paolo VI il confronto tra il segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana Galantino, il garante dell'infanzia e bambini e ragazzi dell'Azione Cattolica, che hanno posto domande e dubbi senza filtri. Un momento di dialogo e di confronto al quale doveva partecipare anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Allora, tutti gli aggiornamenti da Piazza San Pietro in diretta con Nicola Ferrante. Nicola, ti vedo, a te. Sì, buonasera da Piazza San Pietro, bagnata, grande attesa questo pomeriggio qui in Vaticano, perché oggi diciamo subito che è stato un sabato giubilare, quindi segnato comunque dalla festa, da molti incontri. Oltre all'udienza di questa mattina, lo ricordavi tu, oggi pomeriggio si è svolto in Aula Nervi l'appuntamento promosso dall'Azione Cattolica, l'ACR per intenderci, dei ragazzi, attesissimo il dibattito con un fuoco di fila di domande da parte dei ragazzi, a cui erano invitati fra gli altri il segretario generale della CEI, Monsignor Nunzio Galantino, e il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Ora, il sindaco alla fine non è venuta all'appuntamento, assente. Ora, va precisato che l'incontro era fissato già da diverso tempo, da diverse settimane, ben prima cioè del caos che sta coinvolgendo la capitale negli ultimi giorni, e i temi sono quelli del bene comune. Poi, per amor di cronaca, registriamo anche il fatto che il forfè è stato dato in tarda mattinata di oggi e non già nella serata di ieri, come pure a un certo punto è circolato. Ma vediamo subito il servizio, la cronaca che abbiamo preparato per voi con le parole del segretario generale della CEI, Monsignor Galantino. Vediamoli insieme. Alla fine, da forfè, la sindaca Virginia Raggi non si presenta in Vaticano. Era attesa in Aula Nervi per il festival dei ragazzi di Azione Cattolica, i più piccoli della CR riuniti per l'appuntamento A Noi la Parola. La aspettavano per il confronto dibattito concordato già da diverse settimane col segretario CEI, Monsignor Nunzio Galantino. C'è un po' di delusione per la mancata partecipazione ad horas, in questi minuti, della sindaco Raggi. No, io mi sarei deluso se non avessi trovato i ragazzi qui, vi dico la verità.
Oggi non va nemmeno in Campidoglio, fa sapere più tardi una nota, ma lavora da casa diversi dossier alle varie emergenze della città. Lei insieme anche al segretario di Stato Parolina avete auspicato però più serenità in questi giorni, in queste ore, proprio per il buon governo. Ma penso che sia ciò che si auspica qualsiasi cittadino di buona volontà, qualsiasi persona di buona volontà penso che non possa non auspicarsi un clima nel quale tutti possano trovare speranza, tutti possano trovare ascolto, tutti possano trovare anche la possibilità di stare in una città, in un territorio vivibile. Al suo posto invia Laura Baldassarre, neoassessore al sociale, ma il dibattito si tiene comunque con i ragazzi protagonisti, la città, il lavoro, l'ambiente, la chiesa e la vita, le sfide affrontate. Concepirsi autosufficienti come chiesa, come realtà o come amministrazioni ai diversi livelli, secondo me non è furbo, non porta da nessuna parte. Mentre se riusciamo, mantenendo ognuno le sue responsabilità, mantenendo ognuno gelosamente le proprie caratteristiche, insieme ma senza fare inciuci, non basta stare in parrocchia, bisogna anche imparare a vedere con i propri occhi, col proprio cuore, cosa ci sta intorno alla parrocchia e anche lontano dalla parrocchia. Dai ragazzi della CR è arrivata questa scossa all'impegno, alla partecipazione, a un senso di responsabilità. Hanno partecipato anche loro stamattina all'udienza di Papa Francesco proprio qui sulla piazza, udienza giubilare straordinaria di sabato. Il tema è quello della redenzione alla luce della misericordia. Sembra che oggi l'uomo non ami più pensare di poter essere salvato dall'intervento di Dio, così dice Francesco, ma quante illusioni, nota il Papa, vengono spacciate per finte libertà. All'udienza il Papa poi saluta anche la protezione civile che avrebbe dovuto essere presente ma non è potuta, è mancata per gli impegni che la vedono protagonista nei territori feriti dal terremoto. Vi ringrazio per il generoso aiuto che state offrendo, ha detto Francesco. Allora vediamo tutto nel servizio di Cristiana Caricato, poi la linea può tornare allo studio. Prima di mostrarsi in piazza San Pietro, sotto l'arco delle campane, lontano dalle telecamere, Papa Francesco amministra la cresima a Giuseppe, un ragazzo di 16 anni siciliano che combatte contro un tumore. Una lettera indirizzata proprio al Papa lo aveva fatto arrivare in Vaticano in autoambulanza, per un gesto che anticipa il senso della catechesi. A tema il rapporto tra redenzione e misericordia. Nell'affollata udienza giubilare, Francesco spiega che redenzione è una parola poco usata eppure fondamentale per il cristianesimo, perché indica la liberazione che Dio compie tramite suo figlio della creazione dell'uomo. Un uomo che pensa di non aver bisogno di Dio e che oggi, proprio per questo, diventa schiavo di false libertà. L'uomo di oggi si illude, infatti, della propria libertà come forza per ottenere tutto. Si vanta di questo anche? Illusioni e nuove schiavitù vengono create con il pretesto di una falsa libertà. Tanti, tanti schiavi. Io faccio questo perché voglio farlo, io prendo la droga perché mi piace, sono libero, e io faccio quell'altro. Sono schiavi, diventano schiavi in nome della libertà. Tutti noi abbiamo visto persone del genere che alla fine finiscono per terra. Abbiamo bisogno che Dio ci liberi da ogni forma di indifferenza, di egoismo e di autosufficienza, ricorda Francesco. Ed è proprio Gesù Cristo che con il suo sacrificio regala all'umanità una nuova vita fatta di perdono, amore e gioia. Anche nei momenti di difficoltà e persecuzione basta alzare lo sguardo al crocifisso per sentire la mano misericordiosa di Dio che solleva e consola. Il suo amore sconfinato avvolge i piccoli e i poveri. Dio ha una grande tenerezza, un grande amore per i più piccoli, per i più deboli, per gli scartati della società.
Più noi siamo nel bisogno, più il suo sguardo su di noi si riempie di misericordia. E adesso ci spostiamo nelle aree ferite dal terremoto che quasi 2 settimane fa ha ferito l'Alto Lazio e le Marche. Gli animi sono divisi e accesi sulla questione delle tendopoli che con l'autunno alle porte non potranno essere una soluzione a lungo termine. Una fotografia della situazione in diretta con il nostro inviato Vito De Torre. Vito, buonasera. Eccoci. Buonasera, buonasera Stefania, buonasera a tutti i telespettatori. Ha detto bene, la situazione non è certo semplice, l'autunno, l'inverno è alle porte. Sono 4.490 le persone che dopo quel terribile 24 agosto sono in questo momento senza casa. Alcune di queste potranno rientrare nelle loro abitazioni, ma dopo le verifiche fatte dai vigili del fuoco. Ascoltavamo prima le parole di Papa Francesco, che ha ringraziato oggi la Protezione Civile per la sua dedizione, soprattutto qui nelle zone terremotate. Per farvi capire come lavora, come opera la Protezione Civile, noi ci troviamo in un campo gestito dalla Protezione Civile della Regione Abruzzo, Protezione Civile della Regione Abruzzo che gestisce la maggior parte dei campi di questa zona. Noi siamo in questo momento a Grisciano, l'epicentro del sisma dello scorso 24 agosto. E dunque, chi ha a che fare con i terremotati, chi si confronta quotidianamente con chi ha subito di recente il terremoto? Chi nel 2009 ha conosciuto il terribile terremoto dell'Aquila, e sono proprio gli aquilani in queste ore a consigliare ai terremotati di Amatrice, di Accumoli, a lasciare le tende, ad andare nelle strutture alberghiere. Così hanno fatto loro e così stanno consigliando in queste ore ai terremotati. E allora andiamo a vedere questo servizio con il quale io vi restituisco la linea. La tendopoli di Grisciano lentamente si sta svuotando. 160 persone che vivevano in questo campo hanno scelto di trasferirsi nelle strutture alberghiere sulla costa adriatica. Ma non tutti sono d'accordo. Lasciare il proprio paese, anche se ridotto in macerie, non è semplice. Io voglio restare qui. Noi qui siamo del posto e quindi decidiamo noi quello che dobbiamo fare. Non è che deve venire uno da fuori per poter dire tu devi fare questo e tu devi fare quell'altro. Siamo in democrazia, nessuno mi può obbligare. Ma tu fai il capobranco, tu inizia che poi ti seguiranno. Questo campo è gestito dalla Protezione Civile della Regione Abruzzo. Molti operatori vengono dall'Aquila e hanno vissuto in prima persona il terremoto del 2009. Sanno che la cosa migliore adesso è lasciare le tende. Come all'Aquila, come tutte le zone dell'Aquila colpite dal terremoto, praticamente le persone anziane che abitavano proprio lì in quei posti non erano a favore di andare via. Quindi la maggior parte delle persone sono rimaste dentro le tende per loro scelta. Però il consiglio che noi diamo è andarvi da qua, anche perché andiamo contro l'inverno. Sono stato sfollato anch'io, sono stato sfollato per circa un anno e mezzo. Ovviamente essendo della Protezione Civile avevo alloggio presso i campi e quindi ero al lavoro, ma comunque sono stato sfollato anch'io. E poi? E adesso sono ritornato a casa mia, sono tornato qualche anno fa, dopo un paio d'anni vissuti da sfollato, se vogliamo definirmi così. Adesso sto a casa e vivo a casa mia, insomma. Quando incontra queste persone, che cosa consiglia loro, cosa gli dice? Di avere pazienza. È l'unica ricetta. Non ce n'è un'altra. Capitolo economia. Sul tavolo c'è sempre il pacchetto pensioni con le modifiche che potrebbero essere apportate nella prossima legge di stabilità. Governo e sindacati stanno discutendo gli ultimi punti della riforma. Se ne è parlato stamattina anche alla manifestazione nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori a Senigallia. Giuseppe Caporaso. Ultime settimane prima delle decisioni sulla riforma delle pensioni. Sembra proprio addirittura d'arrivo il confronto tra sindacati e governo, con una decisione che dovrebbe essere presa nei prossimi 2 incontri con la triplice sindacale. Sul tavolo i lavori usuranti, le ricongiunzioni, ma anche il cosiddetto APE, l'anticipo pensionistico, con la possibilità di accelerare di 3 anni l'uscita dal mondo produttivo, restituendo i soldi alle banche o a costo zero in caso di fine degli ammortizzatori sociali o di decisione dell'azienda di patteggiare l'uscita prima del previsto.
Se ne è discusso anche stamani a Senigallia in un incontro di studio organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori. Due sono i punti su cui noi stiamo in queste settimane concentrando l'attenzione. Una è quella di mettere nelle condizioni coloro che fanno lavori usuranti, e ce ne sono ancora, di poter andare in pensione anticipatamente senza grandi decurtazioni. La seconda riguarda i giovani, le giovani delle generazioni, le congiunzioni dei tanti lavori che fanno, che faranno. Vanno messi in condizione di ricongiungere questi lavori a prezzi accettabili. Io credo che usciamo in avanti da questa crisi se riusciamo a far diventare il sindacato un sindacato che partecipa alle sorti dell'impresa e non solo quando ci sono i problemi di ristrutturazione, ma che dà il suo contributo a creare sviluppo confrontandoci con i problemi dell'impresa. E domani saranno trascorsi 15 anni dall'attacco terroristico agli Stati Uniti dell'11 settembre 2001 che ha sconvolto il mondo. Una minaccia, quella del terrorismo senza confini, che condiziona ormai da quel terribile giorno la vita di tutti i giorni. Federico Plotti. Domani saranno passati 15 anni da quel giorno che tutti ricordiamo. 11 settembre 2001, New York e l'America intera feriti a morte. Quegli aerei che si schiantano contro le Torri Gemelle sul Pentagono a Washington, causando quasi 3.000 morti, hanno segnato indelebilmente la storia degli Stati Uniti e del mondo intero. E da quel momento, forse adesso, tanti anni dopo, non ce ne accorgiamo più, tante cose sono cambiate. È stato il primo attacco terroristico in diretta televisiva, il primo di una drammatica stagione di sangue firmata ad Al-Qaeda. Immagini, filmati, istantanee di una tragedia che ha scosso l'animo di tutti, chiunque si ricorda cosa stesse facendo quel giorno di 15 anni fa. Da quel momento il mondo ha iniziato inevitabilmente a fare i conti con la paura del terrorismo, lo stesso che oggi, anche se ha cambiato nome e faccia, modi di agire e dinamiche, continua ad uccidere innocenti. Dal Pentagono a Ground Zero, dai palazzi del potere alle case di ogni cittadino statunitense, il ricordo di quello che accadde allora è ormai scolpito indelebilmente nella memoria di tutti, figuriamoci in quella degli americani. Un giorno da commemorare tanto quanto il 4 luglio, come la festa dell'indipendenza. Celebrazioni, discorsi ufficiali, funzioni religiose, come quella alla St. Paul Chapel, la chiesa che quel giorno servì da riparo a quelli che riuscirono a scappare dal World Trade Center prima che crollasse. Era un giorno iniziato come tutti gli altri, ha detto il presidente americano Barack Obama, ed è diventato il più buio della storia dell'America. Ed è notizia di ieri che dopo il Senato, anche la Camera statunitense ha approvato una legge che consente ai sopravvissuti, ai familiari delle vittime dell'11 settembre, di chiedere un risarcimento all'Arabia Saudita, da più parti accusata di aver avuto un ruolo negli attentati. Manca solo la firma del presidente americano, ma è difficile che questa arrivi, considerato che Obama ha più volte dichiarato la sua contrarietà. Le Paralimpiadi a Rio de Janeiro si tingono di azzurro. Poco fa, nel triathlon, argento per il padovano Michele Ferrarin e bronzo per Giovanni Achenza. Dal nuoto, altre due medaglie d'argento. Prima Francesco Bettella nei 100 metri dorso, poi Francesco Morlacchi nei 400 stile libero. E proprio Morlacchi racconta le sue emozioni dopo la gara con una dedica speciale per la sua medaglia. Sentiamo a chi ha voluto dedicarla. Tre medaglie di bronzo 4 anni fa a Londra, Federico Morlacchi ha vinto l'argento nei 400 stile libero alle Paralimpiadi in svolgimento a Rio. Guarda così bella, fa anche rumore, così se la perdo in giro. Per il 23enne di Luino Varese, nato con ipoplasia al femore sinistro, 30 centimetri di gamba in meno come solito descriversi, una dedica speciale alla nonna Ambrogia, che ha tifato per lui da casa davanti alla TV. Mia nonna è una persona che io credo che a 80 anni non ci arriverò mai così, perché è un'esplosione di vita, quindi è un sacco dispiaciuta di non essere qui, però c'è col cuore, mi basta. Chiusura in grande stile per il Festival del Cinema di Venezia. Oggi red carpet all'insegna del western con il remake dei I Magnifici Sette. Protagonista Denzel Washington, un attore che riesce anche in questo film a portare i valori in cui crede, come ci racconta Fabio Falzone.
Dimenticati i magnifici set originali, Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson. Adesso facciamo spazio ad alcuni degli attori più amati di oggi, il due volte premio Oscar Denzel Washington e l'idolo dei teenager esploso con Jurassic World, Chris Pratt. Ma la storia è sempre quella. Un villaggio ai confini del West, gli abitanti sottoposti a una serie di violenze e ingiustizie da parte di un cattivo che ha deciso di mettere gli occhi sulla loro terra. A rischio c'è la loro vita e quindi gli abitanti del villaggio decidono di mettere insieme tutti i loro averi e di assoldare i famosi Magnifici Sette per porre fine a una spirale di violenza e di arroganza che porterà dritto dritto allo scontro finale. Questo film racconta una storia di giustizia o di vendetta? Voi cosa ne pensate? È diverso per ogni personaggio, afferma Denzel Washington. È giustizia, non vendetta, aggiunge Chris Pratt. La vendetta appartiene a qualcuno che ha sbagliato, ma gli abitanti di questo villaggio cercano giustizia. Il mio personaggio, aggiunge Denzel Washington, è in cerca di vendetta perché veramente nella sua vita ne ha passate di tutti i colori, ma è la voglia di giustizia che tiene insieme questo gruppo, la voglia di punire un malvagio. Girato in modo classico, i Magnifici 7 è un po' noioso nella prima parte e si anima invece nella seconda quando si arriva allo scontro finale. Il film è dotato anche di una visione religiosa, tutto infatti ruota dall'inizio alla fine intorno alla chiesa della città. E non è un caso che il protagonista del film sia Denzel Washington, nella vita credente appartenente alla comunità pentecostale. È così, ci ha risposto Denzel Washington, il diavolo letteralmente entra dalla porta principale della chiesa, ma Dio riesce lo stesso a tenere il controllo della situazione. Una cosa che mi piace molto del film è la notte prima dell'attacco finale. I personaggi sono in attesa, aspettano, non si sa cosa accadrà domani, vendetta, giustizia, in fondo tutto è nelle mani di Dio. È sempre un personaggio positivo anche quando è un duro, no? Come in questo caso è così, che ne pensa? Grazie, ci risponde, mi sa che è davvero così. E allora andiamo a Venezia, tra pochi minuti verranno annunciati i vincitori dei Leoni d'Oro della 73esima Mostra del Cinema. E allora subito con Fabio Falzone dal Lido. Buonasera Fabio, quali sono le previsioni? Dacci tutte le indiscrezioni sui possibili premiati. Allora, buonasera a tutti, intanto vi dico il massimo di quello che vi posso dire perché mi trovo proprio all'entrata del Palazzo del Cinema, quindi ho avuto il privilegio e la possibilità di vedere chi sta entrando e chi sta entrando probabilmente sarà premiato. Allora vi dico che un po' a sorpresa ho visto la delegazione del film filippino con la regista Love Diaz, The Woman Who Left, un film insomma molto lungo che dura 4 ore ma che affronta temi sociali di povertà ed è un po' una sorpresa. Ho visto Tom Ford, l'acclamato regista di Nocturnal Animals e anche insomma noto stilista che adesso è passata la regia, che qua a Venezia aveva già vinto in passato e quindi lo rivediamo. E poi ho visto Andrei Concialoschi, il regista di Paradise, ce ne siamo occupati Stefani anche nel nostro telegiornale, il film che ha vinto il premio Bresson. Ho visto anche la delegazione argentina per questo film che è molto piaciuta alla critica, che si chiama Il Ciudadano Illustre, quindi voi direte sono tanti, quindi secondo me ci sarà qualche ex aequo. C'è Emma Stone che insomma è un'attrice, ha fatto il film La La Land, quindi questo dà da pensare che probabilmente dovrebbe aver avuto un premio, e c'è il protagonista Oscar Martinez di questo film argentino. Insomma, un'edizione, ora staremo a vedere, un'edizione che ha coniugato spettacolarità con il cinema americano e anche cultura. Ultima notazione, non ho visto italiani, quindi probabilmente nessuno ha preso niente, ma ho visto la documentarista Federica Di Giacomo che ha girato questo documentario sull'esorcismo che si intitola Liberami, che era presente nella sezione Orizzonti, quindi in questa sezione è molto probabile che ci sia qualcosa per lei. Da Venezia è tutto e stiamo per cominciare. Grazie Fabio, allora staremo a vedere quale sarà il verdetto della giuria. Noi ci fermiamo qui, a tutti voi grazie per averci scelto anche stasera. Passate un ottimo fine settimana.